Volume 2, aprile 12, 1899. Gesù dice: Tanto è per me stare nel sacramento quanto nel tuo cuore. L'ipocrisia, profonda pena di Gesù. Quest'oggi, senza farmi tanto aspettare, Gesù è venuto subito e mi ha detto: Tu sei il mio tabernacolo. Tanto è per me stare nel sacramento quanto nel tuo cuore. Anzi, in te si trova un'altra cosa di più, che il poterti partecipare alle mie pene ed averti insieme con me vittima vivente innanzi alla divina giustizia, ciò che non trovo nel sacramento. Allora, cominciamo a fermarci un attimo qui perché il passaggio è importante. Quando noi facciamo la comunione, noi sappiamo che le specie eucaristiche restano dentro di noi per 15 minuti, dopodiché Gesù torna al cielo. Questo succede perché Gesù trova un'altra volontà, non la sua, a riceverlo, e non potendo stare insieme ad un'altra volontà, è costretto ad andare via. Luisa non conosce ancora il dono della divina volontà, Gesù la sta portando pian piano, però vede che già adesso Gesù le può dire: Tu sei il mio tabernacolo. Tanto è stare per me nel sacramento quanto nel tuo cuore, anzi, dirà anche dopo. Nel tuo cuore io trovo un palpito, trovo un ricambio, trovo una persona che mi accoglie, mentre nel tabernacolo io sono al freddo, sono al buio e nessuno mi rivolge una parola. Quindi devo stare anche in silenzio. Dove ci vuole portare Gesù? Ci vuole portare a diventare suo tabernacolo, ma per fare questo dobbiamo non riceverlo più con la nostra volontà, ma dobbiamo riceverlo con la sua volontà, in modo che per Gesù stare nel tabernacolo e stare in noi non fa differenza. Perché Gesù può stare nel tabernacolo? Perché Gesù può occupare l'ostia santa una volta che viene da un sacerdote trasformata in corpo, sangue, anima e divinità, transustanziata in corpo, sangue, anima e divinità? Perché l'ostia non oppone una volontà. Essendo vuota, Dio la può riempire. E per fare la stessa cosa anche a noi, Gesù ci chiede di fondere la nostra volontà nella sua per poter fare spazio alla sua e così poter rimanere e fare comunioni complete, ciò che poi ci insegnerà a fare nel proseguo dei volumi. Il primo passaggio è questo: Gesù, non ti ricevo con la mia volontà, ma ti ricevo con la tua, affinché tu possa fare vita perenne nella mia anima ed essere io il tuo tabernacolo. E mentre dicevo queste parole, si è rinchiuso dentro di me. Stando dentro di me, Gesù mi faceva sentire ora le punture delle spine, ora i dolori della croce, gli affanni e le sofferenze del cuore. Ricordi sempre che Luisa è chiamata a un ufficio, che è quello di vittima, per cui fino a qualche altro volume, credo fino al quarto volume, Luisa non le viene cambiato l'ufficio della divina volontà, quindi lei sempre, stando nell'ufficio di vittima, si interpone sempre fra la giustizia e gli esseri umani. Intorno al suo cuore vedevo un intreccio di punture di ferro che faceva soffrire molto Gesù. Ah, quanta pena mi faceva vederlo tanto soffrire! Avrei voluto io tutto soffrire anziché far soffrire il mio dolce Gesù, e di cuore l'ho pregato che a me desse le pene, a me il patire. Gesù mi ha detto: Figlia, le offese che più mi trafiggono il mio cuore sono le messe sacrilegalmente dette e l'ipocrisia. Chi può dire quello che compresi in queste due parole? A me più pareva che esternamente si fa vedere che si ama, si loda il Signore, ed internamente si ha il veleno pronto per ucciderlo. Esternamente si fa vedere che si vuole la gloria, l'onore di Dio, internamente si cerca l'onore e la stima propria. Tutte le opere fatte con ipocrisia, anche le più sante, sono opere tutte avvelenate che amareggiano il cuore di Gesù. E Gesù si mette davanti a un grosso interrogativo. Ma quello che tu dici con la bocca è anche ciò che vuoi per la tua vita? O tu parli in un modo, ma poi nel tuo cuore pensi e agisci diversamente? È chiaro che Gesù conosce i nostri pensieri, anzi, è lui stesso che ce li pone. Quindi li conosce prima che arrivano a noi, per cui a Dio non possiamo nascondere niente. Dobbiamo cercare, come dire, di fare una vita che sia simile nell'esterno come nell'interno, perché tutti vogliamo apparire santi e buoni agli occhi degli altri. Però
Però poi dobbiamo analizzarci se effettivamente dentro riusciamo a percorrere quella via che anche consigliamo agli altri. E qui sono, come dire, interpellato in prima persona, no? Essendo qui e avendo questo compito. Ma quello che leggo, quello che spiego, io lo vivo? Lo voglio vivere? O è una facciata per far sembrare agli altri che ho letto un po' di più di loro? Allora, questo che Gesù continuamente ci interroga su quello che noi decidiamo, vogliamo fare nella nostra vita, come vogliamo svolgerla, se il nostro desiderio è la stima altrui, la stima propria o di compiacere solo a Dio. Voi sapete che il lavoro da fare, soprattutto in questi primi volumi, in questi primi passi per entrare nel regno della Divina Volontà, è decentrarsi. Questo è un passo necessario, togliere l'io dal centro della mia vita e porre Dio al centro della mia vita. E questo è quel famoso lavoro che Gesù ci sta facendo fare, no? Anche quando parlava dell'umiltà, quando parlava delle varie virtù, cioè di farci rendere conto che il modo migliore per occuparci della nostra vita è disinteressarci di noi stessi e permettere a Lui di poter vivere in noi, senza vedere se ci viene bene o ci viene male, senza farsi calcoli, senza dire ma io volevo, avrei desiderato. Speravo che, no, Signore, io voglio ciò che vuoi tu. Mi viene male, gloria a Dio. Mi viene bene, gloria a Dio. Lo so che, ecco, a proposito di ipocrisie, no? Non è sempre facile. È più facile dirlo che metterlo in pratica. Però con l'aiuto di Dio possiamo fare tutto. E in questo cammino pratico che stiamo facendo, di mia volontà, sicuramente Gesù, mentre ci parla di queste cose, crea in noi anche le disposizioni per poter fare una vita del genere. Cioè, se Gesù ci fa notare che l'ipocrisia non è compatibile con la divina volontà, farà di tutto per darci la grazia anche per sorpassare questa dicotomia, no? Per passare questo problema che ci può impedire la vita della Divina Volontà. Tutto sta nell'affidarsi. Inizialmente l'abbandono in Dio è il primo passo da fare per entrare nella Divina Volontà. Signore, sarò anche ipocrita, io non metto in dubbio che sia così, però tu puoi guarirmi, tu puoi cambiarmi, tu puoi fare sì che il mio cuore si disponga a riceverti, perché anche se io non riesco a raggiungere ciò che desidero, tu puoi, e ti lascio lavorare, ti faccio fare in me quello che vuoi, e non guardo più al mio interesse, non guardo più se quello che tu fai per me è una mancanza o un'aggiunta, se è un togliere o è un dare, perché sono convinto che nel momento in cui vivrai tu dentro di me, tutti i beni potrò ricevere e finiranno tutti i miei mali. E questo è proprio il dono della Divina Volontà, quando giungeranno a noi tutti i beni e finiranno tutti i mali.